Allora, innanzitutto buongiorno, buongiorno a tutti, porto i saluti anche del consigliere Mirko Vilò che non può essere presente in quanto è impegnato in aula come relatore di una proposta di legge. E saluto Paolo Larici che è il presidente appunto della Centro Studi Franco Enriquez. Il presidente del Centro Studi invece Francesco Scarabicchi, Gian Domenico Papa, signora Liana, buongiorno. Siamo qua, siamo. Ah, scusi, Alfio Albani, presidente della Fondazione del Museo Maria Montessori. Antonio Lucarini, che è docente appunto di filosofia. Nanda Anibaldi, Sono io. è lei, perfetto. E non so se ho dimenticato qualcuno. Allora, innanzitutto, insomma, ecco, oggi abbiamo il piacere di ospitare qui la conferenza stampa di presentazione della 19ª edizione del premio appunto Franco Enriquez, che è appunto un premio sicuramente molto importante e questo ne è testimone il fatto che siamo giunti a questa 19ª edizione. Tutto questo sicuramente grazie appunto anche all'impegno di Paolo Larici, e che riesce a portare nei nostri teatri la drammaturgia e non solo. Quest'anno, tra l'altro, ho visto che avremo nel programma anche l'Iliade con Corrado D'Elia e anche appunto l'omaggio al poeta Scarabicchi, che è appunto scomparso nel 2021, tutto questo grazie appunto alla moglie che è qui presente. Ho visto anche appunto che ci sarà un omaggio a Don Lorenzo Milani, tutto questo perché sicuramente il teatro, come sappiamo, è un luogo in cui la collettività, se vogliamo, si ritrova e dà modo anche di rafforzarsi. La Regione Marche, tra l'altro, crede proprio particolarmente nell'importanza dei teatri come un luogo veramente dove la cultura raggiunge la sua massima espressione. E non a caso la Regione Marche appunto ha candidato i suoi 62 comuni proprio nell'ambito della candidatura UNESCO, proprio perché non solo abbiamo strutturalmente dei luoghi, se vogliamo, appunto magici, ma anche appunto perché è un modo, il teatro è un modo anche per ritrovarsi, per stare insieme e sicuramente appunto per fare cultura. Tra l'altro, la cultura noi riteniamo che sia assolutamente un volano di sviluppo per il nostro territorio, e, oltre al fatto che intercetta inevitabilmente anche tanti turisti e visitatori, perché magari sono attratti dall'evento, possono essere attratti quindi anche dallo stesso teatro. E quindi noi siamo veramente grati a tutte le organizzazioni che operano nel nostro territorio e che lavorano in maniera anche abbastanza incessante proprio per arricchire ancora di più l'offerta culturale della nostra regione. Tra l'altro, recenti studi hanno anche dimostrato che la cultura porta in sé benessere. È stato proprio scientificamente testato che andare a vedere una mostra, partecipare appunto ad un evento teatrale abbassa i livelli di cortisolo e quindi sicuramente appunto favorisce anche il benessere delle persone. E sicuramente ecco, questo premio va anche lui in questa direzione. Quindi ecco, come Regione Marche siamo grati e mi auguro, insomma, ne sono sicura che insomma, il cartellone e l'evento stesso sarà sicuramente ricco per la nostra regione. Grazie. Adesso non so a chi lasciamo la Allora, parola, sicuramente. introduco io con il mio intervento benevolo, perché sono anziano, mi ricordo le cose. Allora, io ho intitolato questo intervento Viaggio anche con i numeri, ma perché capirete voi tutto quello che c'è dentro. Quindi da circa un mese, dopo l'uscita sulla lettura dell'inserto Cultura, il Corriere della Sera, della denuncia del critico Franco Cordelli sul sostanziale declino del sistema teatrale italiano, si è acceso un forte dibattito tra gli addetti ai lavori, in
un dibattito chiaramente necessario, consapevole del ruolo che il teatro riveste in una realtà contemporanea in grande movimento, figlia di conflitti irrisolti e di eventi apocalittici. Il teatro deve necessariamente riattivarsi e trovare strade nuove. Il successo di pubblico di quest'anno in teatri in tutta Italia conferma la necessità di un incontro cognitivo del pubblico con l'evento teatrale diretto. Il confronto umano è necessario in Italia, del resto questa è la vera natura del teatro dalle sue origini. Purtroppo si parla da decenni di una auspicata rivoluzione della scrittura drammaturgica che trova ancora troppe difficoltà nell'essere presente nei cartelloni teatrali nazionali. Quando c'è è sempre qualcosa di elitario, circoscritto. Dobbiamo avere il coraggio di proporre un'idea nuova di teatro che significa inclusione, apertura, contaminazione tra i vari settori della cultura, tra i vari linguaggi, la capacità di far convivere il classico con il contemporaneo, fusione e riproposizione. Non ci può essere un limite alla ricerca, non si può mettere un bavaglio alle nuove tendenze. Si deve chiedere grande professionalità ed edizione, amore per il teatro, a partire dalle maestranze, fino ad arrivare ai grandi registi e interpreti che sono una risorsa per le nuove generazioni. Bisogna alleggerire la parte burocratica dei nostri teatri, avere più competenza da parte delle associazioni addette alla distribuzione, avere più coraggio nelle programmazioni, liberandosi dai vincoli di comodo apparentamenti politico-culturali che sono il vero campo di una cultura di parte che non trova più interlocutori disposti a compromessi. C'è bisogno di dare spazio ai mestieri del teatro, scenografi, costumisti, macchinisti, luminotecnici, light design che si voglia, un artigianato ed un'arte che vanno scomparendo, ma dove è finita la nostra pittura scenografica di derivazione ottocentesca, quasi del tutto inutilizzata e dimenticata, per dar spazio a una tecnologia di comodo utilizzata spesso da tecnici improvvisati, molte volte male e in maniera inadeguata. La cultura scenografica della proiezione svobodiana è ben altra cosa. Non dobbiamo avere paura di programmazioni di teatri di piccoli numeri, dove spesso troviamo esempi culturali di grande rilievo, spessore tematico, capacità di usare, magari un solo tecnico, ma di tutto rilievo. Questi teatri devono essere i laboratori della rinascita, non i luoghi della programmazione facile. Abbiamo bisogno di creare nuove maestranze, competenti e professionalmente preparate. Utilizziamo i nostri teatri, soprattutto noi marchigiani, questi piccoli teatri per una riforma culturale e professionale. Non dobbiamo avere paura di progetti di alto spessore, perché non recepirli o troppo difficili per un pubblico offensivamente ritenuto non all'altezza. Non esiste un pubblico all'altezza, esiste il pubblico, disposto a mettersi in gioco ogni sera, perché è curioso e preparato da una simile costante frequentazione. Qui io faccio la proposta di una carta per le arti, per lo spettacolo, che faciliti la fruizione. Dobbiamo ripensare una formazione dell'ascolto che può avvenire solo proponendo temi e spettacoli di alto valore. Il premier Ringwez è sicuramente uno di questi esempi per il valore culturale delle sue proposte, per aver avuto il coraggio in questi 19 anni di mettere in rilievo gli artisti, gli attori, gli scrittori, i registi, i musicisti, eccetera, che con il loro lavoro, definito di nicchia, hanno tracciato un solco tra una cultura e un teatro libero di impegno sociale e civile e una cultura e un teatro di cassetta e di basso profilo. La domanda che ci dobbiamo porre è: perché questa realtà? Vengono penalizzate a fronte di una richiesta di rinnovamento insito nella nostra società e addirittura invocata dai critici più autorevoli e dagli stessi addetti ai lavori. Dovrebbero trovare approcci sicuri, non ostili, avere sostegno invece per il loro percorso e quasi sempre in salita. Credo che sia proprio in questa contraddizione, l'inadeguatezza culturale e il mancato rinnovamento della proposta generale. Ecco, dopo chiaramente il cartellone parla chiaro, cioè abbiamo voluto anche quest'anno metterci in gioco come sempre, aprire con questo 5 agosto con l'omaggio alla figura di Don Lorenzo Milani, che apre con una serata incontro spettacolo, perché noi proporremo quello che Ringwez propose nel 1968, cioè con un'edizione, una lettura della lettera a un proprio discorso sulla lettera a una professoressa e la rivolta degli studenti di Franco Buono e Franco Ringwez, che venne proposta allora alla Biennale di Venezia come spettacolo evento, perché voglio dire, e di questo non esiste scena uno spettacolo, invece qui si scena una
rivoluzione, cioè nel senso che praticamente gli attori gridavano tutto quello che gli studenti gridavano nelle piazze. Quindi voglio dire, era uno spettacolo sicuramente, fu uno spettacolo sicuramente rivoluzionario, lo proporremo in una chiave molto ridotta, perché è chiaro che privilegiamo insomma l'incontro con Lauro Seriacopi, che è il vicepresidente dell'associazione della Provenza Milani, e con il quale parleremo appunto dei loro progetti, di tutto quello che la Lorenzo significa, ha significato. E poi la mostra, c'è questa mostra che è una raccolta, diciamo, di tutta la parte, una parte video, una parte invece con i film, una parte in fotografia, che praticamente racconta due fasi. Una, la scuola di Gianni e Pierino, cioè la famosa differenza tra il ragazzo povero e il ragazzo, voglio dire, di una formazione borghese, di famiglia benestante, che chiaramente, voglio dire, avevano più facilitazioni allora. E Don Lorenzo metteva, diciamo, a confronto, ma anche assolutamente in senso paritario, le due figure. E quindi c'è tutto il racconto, a partire dalla Costituzione fino, voglio dire, alla pittura, che penso che era d'amore. Lorenzo Milani si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Milano, voglio dire, frequenta l'Accademia fino a quando non entra, grazie alla pittura sacra, appunto, si avvicina, diciamo, al sacerdozio. Ma è stato, penso che sia stata la pittura che l'abbia spinto, quindi è proprio un'altra necessità, insomma. Però voglio dire, per farvi capire quanto siano contaminati loro, no? Le varie anni. E poi faremo questo altro bellissimo omaggio, uno dei più grandi scrittori, poeti italiani, Francesco Scarabini, che noi, diciamo, è ancora in età, vogliamo essere orgogliosi di questo, parlavamo prima, sentivo parlare appunto anche di un suo coetaneo, voglio dire, compagno d'arte in qualche maniera, era Scardagnini, no? E quindi che ricordo, io avevo ricordato Scardagnini anni fa, chiaramente poi tutto si è perso, però voglio dire, ritenteremo, perché non tentiamo un moce, cioè nel senso che si deve perseguire con grande fermezza questa strada. E poi è l'omaggio chiaramente a Omero, lo facciamo attraverso un giovane grande attore, scrittore, drammaturgo, che è Corrado D'Elia. 18 di agosto, il 12 ricordo una serata con omaggio di Scarabiglio, una serata chiaramente dove non ci sarà soltanto la lettura delle opere, delle poesie di Scarabiglio, ma anche di altri poeti contemporanei che comunque dire, fanno parte di quella, e poi magari ci direte meglio voi, a quello che direte la cosa. E poi c'è questo concerto il 23 di Massimo Germini, che praticamente mette in musica le parole poetiche di Michele Carcamo, che è un poeta milanese contemporaneo. È un concerto di altissimo spessore, non soltanto per la musicalità, e soprattutto anche per la poesia. E quindi Massimo Germini è il chitarrista storico di Roberto Vecchioni, per cui voglio dire, ma non solo, di Limpa e di altri, Giovanni Muti e così via, insomma, quindi Marta Verini, capito? Quindi dentro si porta un bagaglio, no, di un certo tipo. E poi un omaggio che facciamo a Vittorio Francesi, che è il tuo attore. Vittorio Francesi è uno dei più grandi attori italiani in vita, ha 87 anni, quindi voglio dire, già questo ci deve far pensare, della sua forza, della sua tenacia, della sua energia. E il testo è un testo veramente bello. Questo testo io l'avevo scelto lo scorso anno, purtroppo in contemporanea con Le maschere del teatro. E quindi ho detto a Vittorio, vorrei che tu venissi a Sirolo, quindi io ti ospito, le serate che tu verrai a fare uno spettacolo, vorrei che fossi qui, perché mi fa piacere poi parlare anche con te di tante altre cose, perché è una parte di storia del teatro. Lui ha lavorato con Benassi, cioè si sta parlando, capito, di pezzi di storia, no? Questo è un attore che magari tra qualche anno non ci sarà più e non riprenderemo in tempo. Io allora faccio questo, il nostro lavoro, il centro studi fa questo, raccoglie documenti e mette insieme tante cose che poi trasferiremo alle giovani generazioni, perché devono avere queste lezioni, questo è il teatro, questi sono gli attori che contano. E allora Vittorio ci fa questo spettacolo che è stato scritto da lui, come tanti altri, ne ha scritti tantissimi. Vittorio Franceschi è uno dei più prolifici scrittori drammaturghi italiani contemporanei. Purtroppo in Italia, come sempre, facciamo, come dicevo prima,
una, due rappresentazioni, tre, quattro massimo, in fila, si parla di Milano e Roma, si parla di piazze piccole, si parla di grandi piazze, quattro serate in fila, troppo. Al tempo di Enrico si faceva di più. Enrico, il Teatro di Roma, ha usato di più. Quindi pensate a una situazione questa. E poi Luciano Biondini, un grandissimo interprete della fisarmonica, lo facciamo anche in omaggio alla nostra regione, lo facciamo in omaggio alla Castelfidardo, lo facciamo in omaggio alla storia della nostra regione, che non è soltanto legata a Castelfidardo, ma un po' a tutta la regione Marche. E quindi questo perché? Perché era uno straordinario interprete e ci sembrava giusto, insomma, omaggiare Siloro e i suoi ospiti anche con questo musicista. E poi la serata del premio. Avete visto, ci sono molti premiati illustri, da Filippo Lini fino, voglio dire, ai poeti. Voglio ricordare tra questi Emilio Isgrò, un artista straordinario, non soltanto, voglio dire, poeta, drammaturgo, grandissimo poeta, pittore concettuale, voglio dire, quindi, insomma, c'è anche una letta. Poi appunto Edoardo De Angelis, uno dei primi grandi cantautori, uno dei padri della canzone d'autore italiana della scuola romana, Michele Ascolesi, grandissimo interprete, ricordiamo l'ultimo concerto, quello famoso, Volta alla Carta, con Fabrizio De André, è stato un dei più grandi cantautori italiani. E poi voglio anche ricordare queste due, diciamo, istituzioni, tipo l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, cioè siamo forse i primi, gli unici a premiare istituzioni di questo genere che vengono sempre date per scontato, no? Cioè voglio dire, ci sono, ma non detto, ci sono, hanno una loro valenza, come appunto anche questa fondazione Don Lorenzo Milani, no? Quest'anno è il centenario della nascita, per cui ci sembrava che nasce tutto da lì, sia la mostra che l'idea, insomma, di fare qualche cosa che ricordasse in qualche modo anche il lavoro che Enrico svolse in quegli anni. Poi, come vedete, c'è questo omaggio alla carriera a Elena Mannini, e questo magari mi soffermo un secondo, perché Elena Mannini è stata una delle più grandi costumiste scenografiche italiane, purtroppo non sta bene, e devo dire che con grande sensibilità suo marito Vittorio Dall'Orto e il figlio ci hanno donato il suo archivio, e questo credo che sia cosa importantissima sia per noi che per io, praticamente ho analizzato materiali eccetera, sono delle cose importanti che c'è da Ronconi, no? Come Enrico Strehler, dentro di tutto e di più ci sono tutte le parti di scelta di materiali, come nasce il costume di quello spettacolo, cioè cose importantissime. Questi faldoni sono tutti a Centro Studi, e quindi poi faremo probabilmente una mostra evento, qualche cosa per ricordare questa, per aprire anche a chi vorrà appunto visitarvi e, diciamo, approfondire. E quindi questo era importante, e ricordo anche che Anna Mannini è stata una delle scenografe che ha lavorato di più con Franco, e per cui insieme a Santuzza Carino, ad altri grandi come Manuele Rosati, che insomma, rimane sempre il numero uno sotto questo aspetto, perché c'era il suo malizio, avventura in compagnia. Però ricordo che un'altra cosa che facevo, che fu praticamente questa mostra sugli scenografi, Elena è stata comunque sempre molto disponibile anche allora, i materiali, le cose, perché poi, come lo fu anche, devo dire, Pizzi e altri, che noi forse dimentichiamo, Enrico è stato probabilmente uno dei più grandi registi nella storia del teatro italiano. Soltanto paragonabile, voglio dire, non per... Purtroppo è vissuto molto meno, Franco Enrico è vissuto 52 anni e qualcosa, non ha avuto la longevità di Strehler, però voglio dire, non ha avuto neanche quella, come dicevo ieri, parlavamo di questo, non ha avuto neanche quel manager che è stato Paolo Grassi, quella struttura che è stato il piccolo teatro di Milano, casa e chiesa, come si suol dire, Strehler usciva da casa sua, entrava nel piccolo, usciva dal piccolo, entrava nella sua. Questa è la vita di Strehler. Franco ha vissuto un teatro da piccolo, cioè ha portato gli spettacoli in tutta Italia. Ricordate Valerio Monicone? Valerio Monicone fino all'ultimo anno della sua vita girava in compagnia e toccava dalla punta estrema dell'Italia alla punta dal nord al sud. E questo è, voglio dire, un modo diverso di concepire il teatro, ma chiaramente molto, molto, molto più faticoso.
però grazie a questo c'è, voglio dire, probabilmente è arrivato anche quel testo sconosciuto, quell'autore impensato, oppure per la meravigliosa messa in scena, oppure per la grandissima interpretazione. Quindi noi dobbiamo rendere grazie in qualche maniera sempre a questo tipo di politica che fece Lucas. Chiaramente fu un regista molto controverso, molto osteggiato, invidiato, però la storia parla chiaro. Teatro in televisione nasce nel 54 con Franco Enriquez, la storia della Posta dei Goldoni. Il teatro stabile di Napoli, il Mercadante, nasce sotto la direzione di Franco Enriquez. Il teatro stabile di Torino nasce sotto la direzione di Franco Enriquez. Il teatro di Roma si rinnova grazie a Franco Enriquez e accanto suo per essere stato, diciamo, ringraziato per questo gran lavoro, sia dall'uno che dall'altro, dopo due anni di lavoro è stato estromesso, perché chiaramente dava fastidio. Perché le scelte di Enriquez erano fastidiose, erano pericolose, ma le scelte di Enriquez erano coraggiose, ecco, quando parlo di teatro di coraggio. Non bisogna avere paura, non si ha, secondo me, qui una bandiera, qui si ha una sola, unica, diciamo, stella a cui si, come diceva Leonardo, non si volta che a stelle fisse. La nostra stella è la finalità, cioè il messaggio teatrale, che deve essere per tutti. Non c'è una distinzione. Spettacolo, cultura, teatro. Questo è, secondo me, il segno del nostro percorso. Se facciamo questo, io credo che il teatro ritornerà ad essere quello che deve essere, quello che era, diciamo, storicamente, perché diciamo è una fonte sicura da cui ci si abbevera senza problemi. E diciamo si toglie completamente la sete, quasi a tutti. Perché è talmente profondo e ricco di cose e di contaminazioni che li porta con sé, li porta già con sé. Bisogna solo seguire la strada. Poi dopo i giovani, che noi riteniamo a volte essere, come dire, un po' distratti, poco preparati, non è vero niente, sono preparatissimi, non sono distratti, amano il teatro, lo amano profondamente, bisogna solo cercare di fargli capire qual è il teatro, che cos'è. Teatro, perché Enrico diceva che il teatro è un modo di vivere, e questo è vero, è assolutamente vero, cioè è così, e bisogna che tu entri in quella logica. Allora, se ci entriamo, se riusciamo a far entrare i ragazzi in questa logica, io secondo me faremo un grande servizio alla tutti. Buongiorno a tutti, io sono Liana De Gregorio, la moglie del poeta Francesco Scarabutti. Accanto a me c'è il presidente del Centro Studi Francesco Scarabutti, l'avvocato Domenico Pascia, amico fraterno di mio marito e mio. Questa 19ª edizione del premio Franco Enriquez ha una netta connotazione: poesia del teatro, il teatro della poesia. Il presidente del Centro Studi, Paolo Larici, conosciuto lo scorso anno quando per la 18ª edizione del premio della categoria Letteratura Italiana, Grandi Poeti, mi venne consegnato il premio alla memoria di mio marito. Parlando, espresse ad alta voce quell'idea che era in me da tempo, instillata e nutrita negli anni da mio marito, che ha sempre voluto contaminare la poesia con le altre arti. Tant'è che, non trovando in commercio, ideò una rivista letteraria dal titolo Nostro Lunedì, che visse più di un decennio, mietendo premi a livello nazionale per creatività, spessore e originalità. Se riflettete, tutto il programma quest'anno del Teatro Portesi porta con sé il filo della poesia e un inizio di collaborazione con il Centro Studi Francesco Scarabutti, che avrà la sua massima espressione nella serata di sabato 12 agosto. Serata che è così articolata e unisce il ricordo del poeta Francesco Scarabutti e del suo percorso artistico alla lettura di due poeti che l'hanno conosciuto personalmente e che oggi sono tra le maggiori voci della poesia italiana. Silvia Bre, il suo ultimo libro Le Campane, Einaudi 2022, è finalista al Premio Strega. Stefano Simoncelli,
è in uscita l'autoantologia Stazioni remote da Marcos Marcos, e anche lui, finalista al Premio Strega, con il libro sotto falso nome, edizione Becot 2022. Entrambi leggeranno una selezione dei propri testi. L'attore Andrea Canini leggerà i testi di Scarapitti, presentati brevemente dal direttore artistico del Centro Studi Francesco Scarapitti, che è il critico letterario Massimo Raffaelli, che si è occupato a lungo dei poeti invitati. Un breve ricordo di Scarapitti sarà fatto da parte di due autori della generazione successiva, il critico letterario Antonio Tricomi e il poeta Angelo Vallini. Non sarà presente il poeta e curatore della collana di poesia Porto Sepolto della Pecord, Luca Pizzolitto, per intervenuti in persona. Ritengo la poesia il luogo degli incontri, ma per creare progetti come questo necessitano le mani degli amministratori regionali e comunali, di una città capoluogo, non dimentichiamocelo, Ancona è il capoluogo delle Marche. Mi chiedo come fare. Porto in salvo dal freddo le parole. Curo l'ombra dell'erba, la coltivo. È un estratto di una poesia di mio marito dal libro Il Parco Bianco. Coltivare il proprio giardino è far crescere la società che c'è d'attorno, ed è avere la giusta attenzione per tutti quei giovani che sono il nostro futuro. La città di Ancona ha un grande tesoro culturale, che sono le opere lasciate dal poeta Scarapitti, che ha molto amato questa città. E un libro di memorie e d'arte legato all'esperienza della rivista Nostro Lunedì, che è fermo in un cassetto per un cambio di amministratore. Mi auguro vivamente che non si disperdano tali potenzialità, cemento della cultura di una società, e chi ci governa, sindaco in primis, sia lungimirante. Francesco Scarapitti è ritenuto tra i più importanti lirici italiani e non ha mai dimenticato la lezione del Novecento, poeta e uomo al servizio della parola, e che credeva nel valore della comunità. Io vi ringrazio. Io ora devo dire qualcosa. Sono qua credo perché parlando di Don Milani, no, c'è questo binomio inossidabile. Almeno qua nelle Marche, nella prima volta che se si parla di quei Montessori, si parla giustamente di un bel segno di Don Milani, viceversa e versa vice. Io porto la testimonianza in questo senso di due figure fondamentali per la nostra cultura, per la nostra scuola, che vengono continuamente, no, citate, evocate, ma insomma, ancora c'è un rapporto non compiuto, non sereno, né con l'uno né con l'altro. Entrambi legati, diversissimi, legati da che cosa? Da questa, dalla capacità di profezia e questa capacità di guardare avanti, e vedere quello che gli altri non vedevano, ha creato intorno a loro la difficoltà, la tragedia, cioè, si può parlare anche di tragedia. Hanno cominciato con il disagio, con la sofferenza, entrambi, no? Quando si dice, sembra frase fatta, il disagio può essere una grande risorsa, no? Si dice perché dice che è bello, no? Poi nessuno si crede. In verità, insomma, sia l'uno che l'altro sono testimoni viventi che questo è vero, che può essere vero. Ora, per Maria Montessori dico tre cose rapidamente, non voglio rubare tempo. È una grande marchigiana, ma è, insomma, nei paesi anglosassoni, dico il tutto in maniera banalissima, volutamente banalissima. Avete presente, no, la triade dei tre personaggi più importanti del Novecento, no? Per noi, apriamo i nostri computer, i nostri libri, per cui c'è
Freud, Einstein e Darwin, no? E nel mondo anglosassone, al posto di Darwin, credo, c'è Maria Montessori, in Australia, Nuova Zelanda, in Inghilterra. Cioè, da noi assolutamente, no? Di tutto questo. Volete sapere, il 23% della scuola cinese, fate un po' due conti, pensando a quanti abitanti ha la Cina, è tutta scuola montessoriana. Noi non riusciamo a dare in esti, scusate, il linguaggio a tutti i cinesi che ci chiedono, no, i rapporti materiali che scorrevano, il 23%. Tutti quelli della Silicon Valley sono tutti montessoriani, sapevate? Tra l'altro è molto bello sapere che non è soltanto i bambini, i figli di Zuckerberg, Bezos e compagnia di Apple, ma anche tutti gli altri, i figli dei ricconi del mondo. Sapete a quanti anni viene consegnato un cellulare o un tablet, un computer a uno di questi ragazzi in queste scuole? Cito la scuola della Silicon Valley perché no, lì uno si fa qualche domanda in più, a 17 anni. Prima, no? C'è questa roba qua, che è neuroscienza, sapete perfettamente che ormai sia da anni hanno dimostrato, non sono più i pedagogisti che fanno le chiacchiere, hanno dimostrato quello che succede, no? La stupidità che viene elargita a livello cerebrale, no? una sinapsi di tre neuroni che girano, no? Nella testa dei nostri figlioli certe volte, quello è studiato, per cui il discorso del corsivo, del legare, la proliferazione. E Maria Montessori queste cose le ha dette, non è che questa logica sto conto a farine, no? Cioè, Maria Montessori ha questo oggettivo, grande merito. C'è un prima di Maria Montessori, parlando di pedagogia, e c'è un dopo Maria Montessori. Poi dopo Maria Montessori tanti hanno detto, meglio il merito, continuato, eccetera, eccetera. Però la prima a porre e individuare è stata questa donna, no? Che noi non è che potremmo fare veramente tutti, da cominciare da Chiaravalle, da cominciare da noi, la fondazione. Che invitiamo tutti a visitare la Casa Natale, che è stata strutturata, interattiva, molto bella, ma ecco, a cominciare da noi, il Comune, la Regione, lo Stato, molto di più, perché noi siamo gli ultimi al mondo, hai capito che Maria Montessori è autorizzata. E poi ecco, questa lettura al duale con Don Milani è una lettura che aiuta complesso sia dell'uno che dell'altro, veramente, perché c'è una specularità, si parla del PNRR per la dispersione scolastica, poi abbiamo uno dice, cosa ha detto Don Milani? No, anche a scuola, questa è una roba, io sono 17 anni che faccio dirigente scolastico, cioè delle braccia, cioè, mi confesso che faccio sempre di più una fatica spaventosa, veramente. L'investimento fondamentale. Bene, ho parlato troppo, scusate. Io Antonio Lucarini, se vuole. Sì, voglio dire qualcosa per ricordare appunto Francesco Scarpicci, che ho avuto accanto durante il mio assessorato. Ecco, l'idea della rivista, il Comune era, sembrava effettivamente fare una cosa pazzesca. Sono stato criticato. Tu sei assessore quando sono stato criticato per questa rivista perché dobbiamo mettere i soldi per una rivista. Perché la rivista di Bardini, la rivista di Bardini parte proprio del progetto. Di solito noi pensiamo in senso romantico alla solitudine del poeta, dell'intellettuale, ma in realtà Francesco era di altro tipo, a Francesco non era stato consegnato il cellulare, non ce l'aveva avuto per niente, e forse per lui la parola voleva dire qualcosa di più forte, e soprattutto era la parola solidale. Io mi accorgo, sempre andando avanti,
che viviamo in un territorio che fa fatica a ricordare, quindi se fa fatica a ricordare, fa fatica anche a leggere la realtà in termini di verità, più di suggestione che di verità. La poesia ha una importanza eccezionale. È la colonna sonora soltanto? No, è qualcosa di più forte. Dico la colonna sonora perché recentemente ho tenuto una conferenza sull'Ancona del dopoguerra, attraverso l'immagine, eccetera. E non si era pensato da parte dei curatori di fare una colonna sonora, sentire le musiche, andava bene lo stesso. E invece ho scelto come colonna sonora le voci dei poeti che hanno cantato ancora. Al di là del pittoresco, della banalità, diciamo. E io ho preso appunto le voci di Franco Scattaglini, di Francesco Scarabicchi e in ultimo di Grazia Mario Rino, che è in sintonia con la musicalità espressa dagli altri. Musicalità nel senso proprio è la poesia stessa, che può fare a meno del commento musicale, anzi deve assolutamente fare a meno. Io non la toglie al fatto che si possono fare queste operazioni, le contaminazioni vanno bene tutte, ma già la poesia, quando è autentica, eccetera, è musicale di per sé, non ha bisogno di operare. Sono contentissimo che alla serata per Francesco ci sia la presenza di due finalisti a questa novità, premio Strega per la poesia, e sono grandissimo. Stefano Simoncelli è un mio carissimo amico, molte volte l'abbiamo presentato insieme, sempre. Francesco e Stefano, ed erano tante serate incredibili, bellissime, straordinarie. Ecco, il 12, ecco, il teatro è piccolo, perché purtroppo è piccolo. Infatti dicevo, bisognerà prenotare, eccetera, perché effettivamente sarà una serata, sì, penso, straordinaria. Sì. Sarà straordinaria e anche questo, vedi, la solitudine del poeta, un poeta che ha fatto tutto per il territorio, la residenza, la poetica. Ed è ricambiato perché vedo da più parti il ricordo molto affettuoso della sua poesia e quindi questo vuol dire che comunque sia è già ricordato. È un territorio con l'Alzheimer, ecco, facciamo un'operazione inversa. Non so se ce la faremo perché effettivamente, però queste sono voci che non possono essere dimenticate, vanno ricordate, al di là di tutti gli impegni. Io, come ho detto, quella rivista è straordinaria. Anche lì l'amministrazione potrebbe riprendere, perché è stato un momento di sperimentazione bello, come tutte le cose belle, forse deve finire anche al mondo, ma si possono riprendere. Poi vedo che ci sono la figlia di Arnaldo Amici, il mio carissimo amico, e un alunno dell'Inaldini, Andrea Caini, che anche lì ci vuole coraggio, e Andrea ce l'ha. No, non ce l'ho. Ha cominciato il progetto. Ha cominciato a recitare col teatro dei Nandini, poi è andato a Lutano De Marche. La signora? Sì. Io mi chiamo Nanda Rinaldi, qualcuno riconosce Luca Perini, abbiamo tantissimi anni fa da Monturano, grazie a lei sono venuta, ti ricordo. Dopo tanto tempo, anch'io mi sono, grazie, ora per allora. Vengo da Monturano, paese del Fermano, Fermo provincia, paese piccola, vocazione circa 8.000 abitanti, a vocazione calzaturiera.
anche nella scarpa c'è la poesia, basta saperla cercare, la tanto bisattata. Mi permetto di dirlo, è anche te. Mondura, un paese di Cazzola. Mondura, il mio dialetto è intoccabile, le lingue le conosco tutte. E, no, Mondurano è un paese a vocazione calzaturiera, ma è un paese artistico, veramente, sotto qualsiasi profilo. Oggi ci sono i designer, ma non è per questo che sono qui, non è per promuovere la scarpa. Ma piuttosto per promuovere il piccolo museo della poesia che io ho fondato e ho rappresentato, abbiamo, perché vicino a me c'è questa giovane dottoressa Ilaria Belletti, che vi presento, veramente è una delle più vecchie dell'associazione Como Bubble, dico bene? Ecco, che mi ha accompagnata chiaramente e che è qui per sostenere, diciamo, questo nostro, questo mio discorso forse, ma anche il nostro progetto, il logo, perché questa associazione gestisce la biblioteca comunale Ada Natali, dove il piccolo museo insiste, piccolo, piccolissimo, ma noi non abbiamo inaugurato un perimetro, abbiamo inaugurato un'idea che si fa in tempo. E quindi il nostro logo è la creatività a qualsiasi livello, laddove c'è bisogno del percepire e riconoscere. Ma lei parlava di così e così, io mi permetto di scomodare il mio Ungaretti, che ho avuto la fortuna di conoscere alla Sapienza, dove ho frequentato la mia università, allora a suo tempo stava nel momento che lui usciva e Savigno entrava, uno dei due, insomma, che ci hanno fatto penare un po', però lo rifarei. Gentile, dove sei? La poesia, il mondo, l'umanità, la propria vita, fioriti dalla parola, la limpida meraviglia di un delirante fermento. Quando trovo in questo mio silenzio una parola scavata e nella mia vita, una missione. Quindi io mi sono permessa di scomodare Ungaretti per dire che cos'è la poesia, lo dice lui, è la vita, è anche la quotidianità. Bisogna saperla riconoscere, bisogna avere la percezione, è un po' come il rabdomante, è avere un endoscopio, cercare di penetrare la superficie e andare in profondità. Non tutti hanno questa capacità, i poeti, quelli più accreditati ce l'hanno. Quindi il nostro piccolo museo della poesia è piccolo, ripeto, è un neonato, è in via in fieri, chiaramente, però ha già fatto, si è attivato su tre eventi. È entrato nel progetto con Mario Fragia Viola, con la violenza dal cuore antico. Poi abbiamo invitato Donato Bonaiuto, è abbastanza conosciuto, conosciutissimo, con la creatività nel rapporto tra fede e ragione, quindi una problematica è andata. E poi abbiamo ospitato il saggio di dizione della dizione lettura interpretativa che esiste a Monturano da circa 20 anni, la scuola Elisa dell'attrice Elisa Ramisi, con la lettura di poeti spagnoli generazione 27, quindi è stato molto molto, anche quello molto creativo, perché la voce, come dice anche Pasolini nel suo teatro, no? Cioè mette la voce come primaria, la voce come evocazione, non tanto come stile, come letterarietà, ma come vocazione, no? Come momento evocativo, come momento, e quindi la voce diventa importante. Allora ecco, poesia nel teatro, teatro della poesia, come giustamente, perché appunto la voce dal momento che esprime se stessa, ma esprime
tantissimi altri valori che in quel momento l'attore riesce, no, a significare, a dare, eccetera. E noi siamo qui per dire chi siamo, da dove veniamo, perché vogliamo, vorremmo, uso un condizionale, avere anche dei rapporti di collaborazione, se è possibile. Quindi vi ringraziamo per questo e anche per l'invito. Soprattutto per Erika e il presidente, l'assessora. Insomma, ringrazio tutti, non faccio torto a nessuno. Grazie molte. Grazie. Scusatemi, non posso anche io non ricordare Scaravicchi, che ha fatto una notazione critica su un mio libro, raccolta di poesie del 2006, Paradigma. Chiamo lei per nome Eliana, che ci conosciamo, ci siamo conosciuti perché sono venuti a Montorale, e ha fatto una postfazione nell'altra raccolta nel 2012, De Ruttis. Non posso fare a meno di ricordarlo, perché nel rappresentare sempre se stesso, questo è innegabile, però avere questa capacità di rappresentare meglio anche gli altri. Grazie, scusate questo piccolo, grazie molte. Grazie. Bene, allora grazie, ovviamente ringrazio tutti i presenti, soprattutto per i preziosissimi e gli interessanti contributi che ciascuno di voi, insomma, ha portato, e quindi diamo ovviamente appuntamento al 5 agosto, che, quindi per il primo degli incontri appunto del Premio Nazionale Franco Enriquez. Grazie a tutti.